Buonasera e benvenuti alla TG Nord. Il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni oggi a Roma ha partecipato a un seminario sulle riforme istituzionali e il nuovo patto della salute che si è tenuto presso la sede della Conferenza delle Regioni e Province Autonome. Non sono disponibile ad accettare il disegno di legge Delrio se non ci saranno risposte precise su alcuni temi che come Regione Lombardia riteniamo primari. Innanzitutto devono essere le regioni a definire funzioni, competenze e confini delle aree metropolitane, ha detto Maroni. Anche sull'abolizione delle province, ha aggiunto, chiediamo che ci sia un livello intermedio rivestito dalle regioni. Nel primo pomeriggio poi il governatore Lombardo si è spostato in audizione alla Commissione Agricoltura della Camera, dove ha tenuto un discorso sull'Expo. Ne sentiamo uno stralcio. Nel documento strategico, che è quello che ho consegnato al Presidente, è indicato lo sviluppo del tema Expo, concordato a suo tempo con il governo italiano. Io mi farò carico di promuovere in un tour in giro per i principali paesi del mondo questo documento, quindi non la Lombardia, ma questo documento, che è il documento che riguarda Expo e tutta l'Italia, concordato appunto con il governo italiano, perché voglio valorizzare Expo come l'occasione perché Milano sia la capitale d'Europa, con tutto il territorio connesso e coinvolto. Sulla contraffazione, in questo documento non c'è molto sulla contraffazione e la lotta alla contraffazione. Noi abbiamo fatto un documento che si unirà a questo. Non è contenuto perché il contrasto alla contraffazione, al cosiddetto Italian Sounding, che vale 60 miliardi di euro di danno alla nostra industria agroalimentare, come ho detto, non è un tema sentito da tutti i paesi che aderiscono a Expo, perché molti di questi paesi, anzi, non dico che favoriscano, ma tollerano questo tipo di attività. Mi ha molto colpito, per esempio, nella visita che ho avuto a giugno con il Presidente Barroso, che mi raccontava del negoziato in corso con il Canada per il libero scambio di prodotti dall'Europa al Canada. E il Canada ha detto, va bene, libero scambio di tutti i prodotti tranne tre formaggi, il gorgonzola, la fontina e l'asiago. Perché? Perché li fanno là, in modo diverso ma con lo stesso nome. Quindi pensare che il Canada possa aderire all'accordo internazionale anticontraffazione è un po' difficile. Io voglio che questa seconda parte del tema venga almeno sviluppato a livello europeo, dove oltre noi ci sono almeno altri due paesi, Spagna e Francia, che sono interessati al tema. Mi piacerebbe che la Commissione europea sostenesse e approvasse questo documento in modo tale da impegnare almeno tutti i paesi dell'Unione europea a mettere in atto misure efficaci di lotta alla contraffazione alimentare. Infine la sicurezza. Io ho detto più volte che voglio che questo sia l'Expo sia un evento mafia free. Ci siamo impegnati, ci stiamo impegnando. Come regione abbiamo costituito un comitato di controllo sulla regolarità dei cantieri, la cui presidenza è stata affidata a un generale della Guardia di Finanza, che conosce bene il tema, ovviamente. Il Consiglio regionale e il Comune di Milano hanno costituito una commissione speciale antimafia. Presso la Prefettura è attivo un gruppo GICEX, gruppo interforze per Expo, che avevo costituito io da Ministro dell'Interno. Tutti questi comitati e commissioni lavorano congiuntamente sotto la regia delle istituzioni, della prefettura e della questura, per garantire la regolarità negli appalti e per garantire che i cantieri applichino tutte le regole previste dall'ordinamento legislativo italiano.